Prima del video, momento tattico sponsor. Se ti piacciono anime, manga o altra roba del genere, c'è come al solito il server Discord in descrizione. Ci sono un sacco di eventi, un sacco di persone. Ciao persone! Ma chi sei? Detto questo, vi lascio il video con Emao che annuisce. Ci vediamo, ragazzi. Ragazzi, nella mia breve vita ho sempre staffato in server dove i controlli erano ben accetti. E dunque i controlli, almeno per me, sono sempre stati una cosa fondamentale. Ma mi sono quindi chiesto come deve essere staffare senza fare i controlli. E quindi come sarebbero le staff series registrate dal punto di vista di un supporter. E per rispondere a questa domanda ho fatto la cosa più ovvia del mondo, cioè andare dal mio carissimo amico Foxen a scassare gli maroni. Bene Foxen, bene Foxen. Tu sai che in questo video io punterò a distruggere la tua reputazione da staffer e qualsiasi cosa a cui tu tenga. Ne ho una. Forse. Dunque, io e te ci siamo conosciuti ormai tempo. Troppo. E tempo addietro. Confermi. Giuro che ragazzi, un giorno farò un video a parte dove spiegherò come e dove ho conosciuto tutti i ragazzi strambi con cui registro. E ve lo giuro, sarà una cosa interessantissima. Per ora però atteniamoci a quello che è la cosa richiesta dal video. Quindi signor Foxen, come ci si sente a staffare su Coral? Depressione. Perché? No, perché poi arriva uno youtuber con i capelli rosa che ti dice: ehi bro, facciamo un video. Ah, Foxen, descrivimi la tua giornata tipo da supporter. Devo includere solamente il lato Minecraft, play anche il lato vita privata. Allora, ti svegli la mattina e poi? Non mi lavo. Mi sveglio la mattina, purtroppo. E poi? Vabbè, mi lavo, mi vesto, mi riaddormento, mi sveglio in ritardo, vado a scuola in ritardo, sudato. Prendo 4 in 6 materie. Torno a casa, mi deprimo, mangio, mi deprimo ancora di più, accendo il computer e vengo a staffare. Vado a cenare, staffo ancora. Mi vado a lavare e poi vado a dormire alle 4 di mattina. Che cazzo. Dunque dimmi, mentre sei nel pieno del tuo mood di staffing, porco... Sì? Cos'è che fai? Mi deprimo, Non lo so, guardi i player, cerchi di capire come si muovono, se potrebbero usare qualche client o qualcosa del genere. E cazzo me ne frega. Vabbè, principalmente muto a chi... Muto è molto triste, è molto triste la quota della vita di un supporter, Ronny. È tristissimo. Forse perché i supporter non hanno una vita. Quindi devi concentrarti per moderare la chat. Esatto, è... Cristo! Ragazzi, nel nostro documentario, nella spiegazione dell'elemento supporter, abbiamo capito che un elemento fondamentale è la concentrazione per la buona riuscita di uno staffing. No, ho sbagliato. Che cazzo... Dunque, non abbiamo ancora finito, signor Foxen. Lei non prova un po' di invidia verso noi veri staffer? Cosa? Ricordiamo che comunque io quando staffo sono serio. Perché ragazzi, dovete ricordarvi che anche i supporter hanno sentimenti. Quindi se scrivete qualcosa in chat, se scrivete vaffanculo Foxen, dovete ricordarvi che state insultando una persona prima che uno staffer. Io sono un oggetto, Ronny. Quindi stavamo argomentando riguardo la mamma dei supporter. Foxen, com'è tua madre? È ticciola. Bella raga, sono supporter. Oggi moderiamo la chat per 17 ore di fila. Picchialo! Posso dire che sembra il cinema Botte da Orbi. Bella raga, oggi ho mutato una bestemmia e due parolacce. Vieni qua che aspettiamo. Viva la Giamaica e il partito comunista. Ronny, vieni. Ma come vieni qua che aspettiamo, che sto pushando i gialli? Non mi frega niente, se sei venuto ti stringo il culo. Ragazzi, vorrei aprire un ticket, aprire un thread, perché anche voi supporter potete venire bypassati. Non è vero che solo noi SS possiamo venire bypassati? E cosa... Come dovremmo... A te. Cristo. Stiamo morì. Ma Foxen... Io. Tu bestemmi? No, io sono supporto e devo portare rispetto alle... Ora metterò tutte le clip di fila in cui tu hai creato dei porconi devastanti nei miei video. Ma...
Ma sento quando tipo vai al liceo e ti dicono guarda il liceo apre la mente, ecco il supporto ti apre la mente, il 2 però ti spacca il cranio. Oh, dietro, devi girarti nella tua vita inutile. Devi girarti. A me girano i coglioni, ok? Perché anche i supporter a quanto pare possono provare sentimenti e sfogarsi. Anche i supporter respirano. Ma non è abbastanza per portargli rispetto questo. Aspetta, prima che li invi, aspettami, e ti posso vedere un attimo il Godwins. Mi stai guardando? Sì. Ma sei un supporter. Ragazzi, io non sono razzista contro i supporter, però ci rubano il lavoro. Il tuo lavoro è quello di entrare nel computer degli altri. Cristo. Entrare nel computer degli altri. Ma smetti di guardarmi. Guarda, gli occhi di chi hanno visto più di 50 bestemmie in una stringa sola di frase. Eccoli gli occhi di uno che ha moderato chi ha creato l'olocausto. Perché se c'era Hitler, prima di bannarlo, lo mutavano. Per concludere il video, vorrei dire che è importante che esistano sia i supporter che gli SS Verified. Perché l'unione fa la forza, ma Fox and Da solo puzza e basta. Di conseguenza, auguro a tutti una buona giornata, buon proseguimento. E forse ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi.